DJI Mavic 3 contro Evo Lite Plus. Ciao a tutti e bentornati qua sul canale, io sono Nicola e come avete letto dal titolo oggi c'è un test che forse più di tutti mi incuriosiva portarvi, ovvero il nuovo Lite Plus contro il più o meno nuovo DJI Mavic 3. Sulla carta la risposta, in una condizione di scarsa luminosità al tramonto dove sto per andare a fare tutte le riprese, potrebbe sembrare scontata, ma se siete iscritti già al canale, avete visto il video, altrimenti iscrivetevi qua al canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le novità, saprete, se siete già iscritti, che di recente ho fatto il confronto tra il Mavic 3 e l'Evo 2 Pro e le risposte sul campo non sono state così scontate, sempre in un test al tramonto. Quindi, tralasciando i vari problemi che personalmente ho riscontrato sul gimbal che si muove, che tremola, eccetera eccetera, del Lite Plus, staremo a vedere se oggi rifà la stessa cosa, ma sono interessato a capire la qualità dell'immagine tra i due droni, perché secondo me la risposta, come al solito, non sarà così scontata. Ovviamente mi riserverò il fatto di andare a riproporre lo stesso test quando Autel andrà a rilasciare l'aggiornamento che introdurrà anche il log a 10 bit. Quindi oggi, per andare a fare un test alla pari, andrò a fare per entrambi una ripresa con profilo normale, quindi ognuno con la sua colorazione standard. Io non andrò a toccare niente durante l'editing e quindi staremo a vedere che cosa verrà fuori. Come al solito troverete tutti i file originali, foto e video, nel nostro gruppo di Telegram. Aggiungetevi anche lì se appunto siete curiosi di vedere nella massima risoluzione i file originali dei due droni, ma soprattutto sono curioso di fare questo test perché quando esce un nuovo drone, spesso secondo me, soprattutto quando siamo consapevoli che c'è un sensore più grande, spesso diciamo che quel drone è migliore se in quel momento stiamo vedendo solo quelle immagini. Per esempio, esce un video del Nano Plus che sappiamo tutti avere un sensore più grande del Mini 2 e quindi siamo portati a dire wow, quelle immagini sono bellissime. Io ora però, prima di iniziare il test, vi lascio queste immagini qui, sempre al tramonto, girate pochi giorni fa, e vorrei che voi provaste ad indovinare il drone che ha registrato queste immagini. Qual è il drone secondo voi? Secondo me non avete indovinato. Comunque, se avete indovinato, bravi. Io ora preparo tutto, accendo tutto, come al solito, stessa ripresa, contro sole, a sole a favore, anche se il sole sta andando giù, stesse foto e quindi test alla pari come di consueto. Andrò a tirare su i droni a fare le stesse riprese in contemporanea, così da avere lo stesso risultato per tutti e due i droni. DJI Mavic 3 contro Evo Lite Plus. Chi vince secondo voi? Ecco qua, il sole sta tramontando dietro di me. Ovviamente nel caso dell'Autel vado a rifare tutte le calibrazioni del caso del gimbal, sperando che possano essere utili. Ebbene, calibrazione fatta per quanto riguarda il Lite Plus. Mi sento fiducioso, dai, dai che ce la possiamo fare. Eccomi qua. Visto che il Lite Plus può riprendere da 4K e poi passa subito ai 6K, mentre il Mavic 3 riprende da 4K a 5.1K, per fare le cose più uguali possibili, entrambe le riprese saranno in 4K 30 fps.
DJI Mavic 3 contro Evo Lite Plus. Chi vince secondo voi? Test qui al tramonto terminato. Test molto interessante secondo me, dallo schermo dell'iPhone sull'Auto Lite Plus non ho riscontrato particolari tremolii della camera. Staremo a vedere poi durante l'editing come andrà. Io come al solito vi aspetto nei commenti per sapere anche la vostra opinione, che cosa ve ne pare. Fatemi sapere e vi aspetto ovviamente qui, iscrivetevi al canale, non vedo l'ora di editare il video per rendermene conto anche io, e ci vediamo presto, per chi volesse, anche su Telegram con tutti i file originali, foto e video anche di questo test. Un saluto qua dal lago Trasimeno, mia consueta scena, diciamo, dove vanno in onda tutti i vari test e confronti, perché tutto sommato il posto non è poi così male. Ci vediamo presto. Ciao ciao.